Anche quest'anno San Valentino è alle porte e festeggiarlo è d'obbligo per tutte le coppie. In molti usciranno a cena fuori, ma non è detto che non si possa preparare anche una romantica cena di San Valentino a casa propria. D'altronde, cosa c'è di più intimo? Per San Valentino, quindi, armiamoci di grembiule e pazienza e pensiamo a qualche ricetta semplice da preparare al nostro partner. Ci viene incontro Google, che ci aiuta con qualche indicazione su come preparare facilmente una cena di San Valentino a casa. La ricetta più facile sono i biscotti a forma di cuore. Per farli basta mescolare burro, zucchero, uova e farina. Dopodiché basta mettere l'impasto in una sac à poche e disegnare dei cuoricini direttamente sulla carta da forno. Infornate a 180 gradi per 15 minuti e voilà! Il gioco è fatto. Un'alternativa? Aggiungere il cacao a metà dell'impasto e fare dei simpatici cuoricini bicolori. Per la nostra cenetta perfetta in casa, però, le idee migliori sono quelle che ci aiutano a preparare l'atmosfera. Sulla tavola è d'obbligo la presenza delle candele, che già da sole danno un tocco di calore in più a tutta la stanza. Inoltre si può decorare il tavolo con petali di rose rosse o ritagli di carta e, perché no, stampare anche lo spartito della nostra canzone d'amore preferita. A San Valentino, si sa, non può mancare un romantico menù di mare. Che la vostra idea di antipasto sia una semplice insalata di mare o delle belle girelle al salmone, ecco la ricetta per un risotto semplice e gustoso. Pulite 6 gamberi e saltateli in una padella per un paio di minuti. Poi toglieteli e in un'altra padella tostate il riso con un po' di olio e aglio. Aggiungete qualche zucchina tagliata a listarelle e fate cuocere il riso aggiungendo di tanto in tanto l'acqua di cottura dei gamberi. Quasi a fine cottura aggiungete sale, pepe, gamberi e pomodorini e servite appena pronto con un'abbondante spolverata di prezzemolo tritato. Se invece la vostra paura è il dolce, non temete, un'idea last minute sono i cupcake al bacio. In una ciotola lavorate ricotta, zucchero, un uovo e un po' di olio a filo. Poi setacciate la farina, lievito per dolci e il cacao e aggiungete anche un cucchiaino di Nutella e abbondante granella di nocciole. Mettete il composto negli stampini per muffin e cuocete tutto in forno statico a 180 gradi per 18 minuti. In un'altra ciotola lavorate mascarpone, Nutella e cacao setacciato e quando i muffin saranno pronti potrete decorarli con la vostra deliziosa mousse.